Bella a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti oggi in questo nuovo video, benvenuti in questa review su FIFA 17, la mia prima su FIFA 17, il mio primo giocatore su FIFA 17, la mia review dopo tanto tempo, per chi ancora non mi conoscesse sono Spike e bella a tutti, mi viene da dire, mi siete mancati veramente tanto, ho aspettato tanto ma è stata un'assenza giustificata, vi assicuro, questa assenza è stata davvero giustificata, sono felice di tornare dunque con un nuovo player, riniziamo subito alla grande, partiamo da Muriel. Carta ovviamente oro, non if, andiamo subito a vedere le sue statistiche in carta. Abbiamo un 89 di velocità, 74 di tiro, 64 di passaggio, 62 di fisico, 23 di difesa e 84 di dribbling. 4 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità. Pagato 1.400, quindi una sciocchezza davvero. 4 partite giocate, 8 gol fatti, un assist fornito. Come inizio direi che non c'è assolutamente male, ma iniziamo subito. Iniziamo come al solito, come da mia routine personale dei pro, signori, primo pro di oggi è la velocità, velocità di cui troviamo una statistica in carta di 89, abbinato a un 88 di accelerazione e un 90 di velocità scatto. E, il dribbling, facendo un piccolo appunto sulla velocità, non penso ce ne sia bisogno, comunque la velocità è il punto base di questo giocatore, assolutamente la caratteristica che più lo contraddistingue. E avrete una certa facilità secondo me nel saltare l'uomo con questo giocatore. Calcoliamo anche che non è una carta in form. Secondo pro di oggi è il dribbling, 84 in carta, abbinato un 84 di agilità, un 77 di equilibrio, un 69 di reaction e un 86 di controllo palla. Dribbling fondamentale secondo me, abbinato alla velocità, forma un duo veramente micidiale, nel senso che davanti a una difesa abbastanza lenta può veramente creare il panico. Il tiro, il terzo pro di oggi, 74 in carta, a cui abbiniamo le nostre solite 4 sottocategorie, un 78 di potenza tiro, un 76 di tiro a giro, un 71 di long shot e un 73 di finalizzazione. Ho voluto premiare il tiro in generale, nonostante avesse comunque una statistica non altissima, appunto la troviamo di 74, perché mi sono trovato bene. Mi sono trovato bene coi tiri a giro, mi sono trovato bene coi tiri di potenza, quindi ho voluto premiarlo, anche se come ben saprete non è comunque una statistica altissima, ma resta comunque un ottimo tiro. Passaggi corti, è l'ultimo pro di oggi, 70 in game. Ottimo dialogo avrete, un ottimo dialogo con i vostri compagni, mi ha fornito anche un assist abbastanza insignificativo, però resta il dialogo col compagno di reparto che è molto molto importante a parer mio. L'aggressività è l'unico contro che ho riscontrato, 50 in game, talvolta abbastanza leggero sui palloni su cui va a lottare. Ed anche oggi signori siamo giunti alla fine di questa review, io vi saluto e vi ringrazio, qua come al solito i pro da una parte e i contro dall'altra. Il mio voto finale è di 7,5, ragionandoci bene e non me la sono sentita di dargli di più, perché comunque all'inizio della stagione è una carta oro, resta un'ottima carta oro, un'ottima alternativa e un ottimo attaccante per chi comunque ancora non ha abbastanza fondi a disposizione per permettersi un top, diciamo così. Grazie mille a tutti e like e commento mi raccomando, alla prossima, bella!